ti stai consacrando a fare la sua volontà, fratelli e sorelle. Questo è quello che lo Spirito di Dio mette nei nostri cuori, che mentre noi lo aspettiamo ci dobbiamo consacrare. Amen. Che mentre noi lo aspettiamo lo dobbiamo servire. Che mentre noi lo aspettiamo dobbiamo predicare la sua parola. Alleluia. 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 Giovanni Battista. Alleluia. Grazie a Gesù. Aveva un compito particolare, quello di annunciare la venuta del Messia. Giovanni Battista viveva nel deserto, era un uomo consacrato, era un uomo che non aveva nessun contatto con il mondo, era un uomo appartato, separato per Dio, era un uomo ripieno di Spirito Santo. Gloria a Dio. E Dio gli parlava nel deserto. Amen. Dio comunicava i suoi misteri, le sue parole, i suoi ordini, le sue istruzioni a Giovanni Battista. E Giovanni Battista era un uomo che aveva un cuore in comunione con il Signore. Giovanni Battista ascoltava la voce dell'Eterno. Amen, alleluia. Alleluia. E la voce del Signore lo alimentava. Gloria. La voce del Signore era l'acqua che dissetava Giovanni. La voce del Signore era il pane che alimentava Giovanni. Alleluia, perché Giovanni viveva nel deserto. Amen, gloria a Dio, alleluia. E lui si nutriva di miele, dice la Bibbia, miele selvatico. Alleluia. E la parola più dolce del miele. Amen. Amen. La parola del Signore più dolce del miele. Alleluia. Di quello che stilla dai fami. La parola del Signore è dolce. La parola del Signore è perfetta. La parola del Signore rallegra l'anima. La parola del Signore illumina gli occhi. La parola del Signore è potenza. E Giovanni si alimentava continuamente della parola del Signore, della presenza del Signore. Amen. Gloria. Per questo che Giovanni, grazie Gesù, grazie Gesù Cristo, era una voce che gridava nel deserto. Giovanni Battista, fratelli e sorelle, adempì e realizzò la chiamata di Dio nella sua vita. Amen. Giovanni Battista, per la grazia di Dio, realizzò i propositi di Dio nella sua vita. Perfino gli antichi profeti come Isaia, come Malachia, avevano profetizzato riguardo a Giovanni, gloria, che sarebbe stata una voce che gridava nel deserto. Gloria, alleluia. Che avrebbe preparato la via del Signore. Amen. Che avrebbe preannunciato la sua venuta. E Giovanni Battista adempì, realizzò la chiamata del Signore nella sua vita, perché Giovanni viveva in comunione con Dio. Amen. Amen. Giovanni era consacrato a Dio, non aveva altri interessi di questo mondo, fratelli. La Chiesa non deve avere altri interessi di questo mondo. La Chiesa deve consacrarsi interamente a Dio. Noi non possiamo, fratelli e sorelle, servire due padroni. E questa verità, fratelli e sorelle, questa parola, gloria, la deve realizzare la Chiesa di oggi. Amen. Gloria a Gesù. Perché anche noi fratelli e sorelle, amen, anche noi, per la grazia di Dio, per la gloria di Dio, come Giovanni Battista, anche noi dobbiamo annunciare la venuta del Messia. Gloria a Dio. Dobbiamo preparare la via del Signore. Dobbiamo dire: Gesù ritorna, il Figlio di Dio sta per ritornare. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia Gesù. Anche noi abbiamo una chiamata da parte del Signore, gloria, simile, fratelli e sorelle, a quello che aveva Giovanni Battista. Anche noi abbiamo una chiamata.
gloria a Dio. Da parte del Signore. Alleluia. Ma per adempierla. Gloria a Dio. Gloria a Dio, grazie. Alleluia. Gloria al Signore. Anche noi abbiamo una chiamata di Dio sulla nostra vita. Amen. Ma per adempierla dobbiamo essere un grazie a Gesù. Spirito Santo. Amen. Giovanni Battista, ascoltate, ubbidì alla chiamata di Gesù. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Mentre tanti erano distratti, perché molti in quell'epoca, ai giorni di Giovanni Battista, gloria a Dio. Molti in quell'epoca erano distratti. E lui. Molti si erano allontanati da me. Gloria a Dio. A Gerusalemme c'era una decadenza spirituale. Coloro che erano nel tempio erano quasi tutti, erano sviati dal Signore. Non ascoltavano più la voce di Dio. Il re che vivevano lì in Israele e in Giudea erano corrotti. Alleluia. Erano lontani da Dio. Misericordia. Mentre loro vivevano nei grandi palazzi, mentre quegli uomini vivevano nelle loro belle case adornate, mentre i sacerdoti erano nel loro grande tempio, loro non ascoltavano la voce di Dio. Perché erano lontani dal Signore. Pensavano solo al materialismo, ai loro interessi, ai desideri della loro carne. Ma nel deserto c'era un uomo, alleluia, che era sconosciuto agli occhi degli uomini. Nessuno lo conosceva, ma quell'uomo nel deserto ascoltava la voce di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Non ti devi preoccupare di quello che dicono gli uomini. Non ti preoccupare se ti criticano. Non ti preoccupare se parlano male di te. Non ti preoccupare se ti giudicano. Non ti preoccupare se